cerco di prendere tempo affinché parta qua il filmato, così eventualmente possiamo vedere anche le immagini. Io non mi ero preparato un intervento in particolare, ma alcune cose le voglio sempre dire, perché in effetti la situazione ormai la conosciamo benissimo, ormai da 15-20 anni ci battiamo per cercare di prima denunciare e poi fare qualcosa per risolvere quei problemi che abbiamo, che ognuno di noi sta denunciando. Cioè non è da oggi che sappiamo i mali di questo territorio, ma purtroppo quando poi si arriva al dunque, quando poi si arriva a fare, a cercare la soluzione di determinati problemi, poi ognuno di noi si dimentica i guai e i problemi che ci sono. Cioè io mi riferisco a tantissime situazioni che poi ci vedono quasi conniventi, quasi, come diceva la dottoressa Coco prima, ci vedono addormentati. Cioè quando poi si parla, arriviamo al dunque, noi facciamo finta di nulla, cioè lo scordiamo, ci dimentichiamo, ci giriamo dall'altra parte, c'è il lavoro, ci sono i politici che poi vengono a fare qua la carriera, perché c'è molta gente che qui viene, denuncia, a gridare, a fare, e poi si fa carriera e se ne vanno. E la cosa, quindi vorrei dire che la cosa importante è non scordarci di quello che stiamo dicendo. Cioè noi spesso diciamo facciamo delle affermazioni, però l'indomani ce lo scordiamo. Ad esempio, voglio portare un esempio molto, molto particolare, cioè particolare. Qualche anno fa, una decina d'anni fa, c'era il piano di risanamento ambientale, chi se lo ricorda ormai, buon anno. Un piano di risanamento che fu partorito proprio per dare qualche risposta a questa zona, qualche cosa che bisognava rimuovere e quindi portare a soluzione. Ebbene, di quel piano ce lo siamo scordati, l'abbiamo abbandonato, non ci interessa più nulla. Ma una cosa, ad esempio, c'era scritta in quel piano, ad esempio, l'area sotto il paese di Priolo, che si chiamava SG14, che è a 200 metri dal paese, dove c'erano serbatoi, dove ci sono ancora altri impianti, dove ci sono... quell'area noi avevamo detto, ed era stata una cosa acquisita da tutti finalmente, avevamo detto lasciamola libera, non mettiamoci più nulla, mettiamola solo, facciamo un parco e utilizziamo solo le strutture per non creare, cioè allontaniamo dal paese l'eventuale responsabilità dei guai. Questa era la filosofia. Oggi che cosa facciamo? Ci propongono l'impianto biodiesel, la Ecoil ha previsto l'impianto, dove pensate che lo vuole fare? Dietro casa, all'SG14. Ma e siamo tutti contenti? Ma è possibile che non riusciamo a essere conseguenziali a quello che diciamo? Se qua le falde, oppure le falde sono inquinate perché ci sono i serbatoi, oppure le raffinerie emettono tutte quelle sostanze, le polvere, le sostanze, insomma le raffinerie, allora le dobbiamo sostituire. Cioè la fonte dei mali deve essere sostituita. Cioè se la raffineria Agip va male oppure emette, questa raffineria deve essere rifatta totalmente o si chiude. Bisogna avere il coraggio di dirla, quella situazione, quella deve essere chiusa per l'impianto. Allora se noi vogliamo fare filosofia, facciamo filosofia, però se vogliamo essere conseguenziali dobbiamo andare alla causa, alla radice dei nostri mali, di questi mali che purtroppo ce ne abbiamo tanti e li continuiamo a denunciare tutti. Cioè ognuno di noi ha un guaio in famiglia, ne conosciamo, ognuno di noi ne conosciamo tantissime situazioni. Non è possibile continuare a dire c'è le polveri e poi qual è la conseguenza? La conseguenza è che chi è la responsabilità di chi è di quegli impianti? Li chiudiamo, o si sostituiscono o si chiudono. Noi abbiamo fatto una battaglia per l'area 22, mi ricordo 2 anni fa che abbiamo denunciato, dopo varie sollecitazioni di operai che dicevano ma qua ogni giorno c'è puzza, c'è cosa, abbiamo denunciato quella situazione, ebbene il magistrato ha sequestrato l'area, ha fermato i lavori dell'area 22 dove si è costruita la Turbogas in questo momento, ha fermato i lavori per 6 mesi, alla fine venivano da me
e mi dicevano: ah, noi stiamo andando in cassa integrazione, ah, noi non possiamo andare avanti perché ora è il lavoro, quando ricominciamo, quando ci preghiamo di ho finito, no? E quindi questa, cioè il problema, certo, noi adesso, dicevo stamattina a qualcuno, adesso dobbiamo preoccuparci delle ritorsioni. Cioè noi non abbiamo ancora vinto la battaglia contro il rigassificatore, finalmente una battaglia vinta. Adesso ci sono le ritorsioni, adesso comincia a esserci gli investimenti sul lavoro, sulle bonifiche, sulle cose che magari vengono rallentati, cioè gli investimenti sulle manutenzioni che vengono rallentate, allungate. Adesso ci saranno le ritorsioni, ma noi dobbiamo essere, secondo me, forti e proporre le alternative. Allora, se noi abbiamo, diciamo, c'è questa situazione che non va, allora chiudete quell'impianto, chiudete quella situazione e facciamo un'altra cosa. Proponeteci una cosa compatibile, se ce la volete proporre. Se no, ve ne andate. Se non ci volete stare, ve ne andate. Allora, perché la gente non ne può più. Non è più sufficiente gridare mi sto ammalando, non ce la faccio più. Adesso dobbiamo passare ai fatti sul serio, dando conseguenza a quello che diciamo.